Grazie molte. Mi scuserete che non ho delle slide, ma come molto spesso fanno i giuristi, tante carte disordinate. Io vorrei partire da un'affermazione che veniva prima dal floor da parte di un responsabile di Trenitalia, che ci diceva che si poneva il dubbio di quali fossero le novità. Ora, io anche mi sono posto questo dubbio e nel prepararmi per questa chiacchierata di oggi ho trovato una tesi di diploma di un giovane studioso italiano al Collegio d'Europa, Massimo Urbani, che nelle conclusioni del suo lavoro ci dice che effettivamente a prima vista non ci sono novità, sembrerebbero non esserci novità, neanche nella versione più ricca, più ampia, più innovativa del libro verde, apparentemente. In realtà poi, leggendo questo lavoro di tesi, queste novità ci sono, o meglio, ce n'erano davvero tante, sono diventate molto molto meno. Tuttavia, anche con l'opera di potatura derivante dalla negoziazione, e l'opera di potatura è una potatura che non si può contestare, deriva dall'esigenza di bilanciare esigenze spinte rivoluzionarie, quelle di un governo a guida conservatrice come quello britannico, e quelle più conservatrici di governi magari a guida socialista, di esperienze più continentali. Ovvero il conflitto culturale tra paesi di tradizione non a diritto amministrativo e paesi viceversa fortemente intrisi di cultura del diritto e della regolazione amministrativa, anche eccessivamente. Tuttavia, leggendo un commento successivo alla negoziazione o comunque nel corso ampio della negoziazione, dopo la sintesi che di essa per esempio è stata curata, c'è un documento molto utile, io credo a vantaggio di tutti, curato proprio dal relatore Tarabella, per il Parlamento europeo. La versione italiana questa volta è più bella e più ricca della versione inglese, quindi ve la segnalo con molta soddisfazione, un documento di lavoro di sintesi sulla proposta di direttiva del Parlamento a seguito degli avanzamenti, siamo già al febbraio 2012, in questa base di proposta, ampiamente poi stavolta anch'essa rimodificata eccetera, si trovano una serie di spunti importanti, tanto che Filippo Satta, altro amministrativista italiano, questa volta più anziano, ma sempre giovane di spirito, in una sua rivista che si trova sul web, che si chiama Aperta Contrada, ha pubblicato un breve ma interessante editoriale, ve lo segnalo, che si intitola Vento nuovo per gli appalti. E allora io, diciamo, tra l'idea dell'assenza di novità e tra le affermazioni di un vento nuovo, vorrei cercare con voi di individuare qual è o quali possono essere le linee di sviluppo in senso innovativo, pur non rivoluzionario, che in questa disciplina ci saranno. Dico ci saranno perché il compito del giurista è spesso, anzi è sempre, ed è propriamente quello di guardare il diritto reale, non il diritto temuto o il diritto sperato. Noi invece oggi stiamo facendo il compito di guardare il diritto che ci spaventa o il diritto che si spera sopravvenga. Ora, in questo difficile compito avete sentito nella prospettazione degli abili e pazienti, enormemente pazienti, negoziatori che hanno introdotto questo nostro approfondimento, come si sono rincorsi, affiancati dei punti programmatici e politici, l'ha detto molto bene anche Peter Bennett parlando degli obiettivi politici del suo ministro in relazione a queste scelte, obiettivi politici molto chiari. Se uno li legge però in fila, il dubbio che sia una lunga teoria di ossimori è molto cospicuo. Abbiamo la esigenza di semplificare e dall'altro quella di rendere flessibile e dall'altro ancora quella di ridurre i tempi, no? Tre affermazioni che sembrerebbero tutte molto collegate e conseguenziali, ma dall'altro lato abbiamo l'esigenza di meccanismi più automatici con ampliamento della discrezionalità ma riduzione dell'arbitrio, con l'esigenza di consentire forme di certificazione più veloce senza però volere il passaporto europeo, e
potremo andare avanti. Ora, in relazione a questo, io credo che basterebbe e basterà sicuramente per il tempo al quale mi autolimito per non tediarvi, basterà fare un raffronto tra due contrapposte esigenze sulle principali linee guida o questioni da dibattere che porteranno, si spera, nel prossimo autunno a questo testo condiviso. E queste due parole sono, da un lato, semplificazione, dall'altro flessibilità. Semplificazione e flessibilità che vanno predicate in relazione alle seguenti questioni. Seguo la base della sintesi del documento di lavoro, così lavoriamo almeno, se non sul diritto reale, sul diritto previsto o in fieri. Tematica 1, scelta più ampia delle procedure. Tematica 2, utilizzo strategico degli appalti pubblici. Tematica 3, riduzione dei documenti richiesti. Tematica 4, appalti online. Tematica 5, accesso delle piccole e medie imprese. Tematica 6, aggregazione della domanda. Tematica 7, altri requisiti procedurali. Tematica 8, procedure corrette. Tematica 9, organizzazione e poi campo di applicazione. Sulla tematica 9, organizzazione, non mi soffermo, già quanto brillantemente illustrato dal consigliere Camanzi è pienamente sufficiente e molto profondo e non merita ulteriori aggravi di tempo. Sui definizioni e sui campi di applicazione, sul desiderio e l'esigenza del governo inglese di innalzamento delle soglie, neanche mi soffermo. Segnalo soltanto che l'esigenza di innalzamento delle soglie, se da un lato corrisponde alla giusta esigenza di flessibilità, dall'altro implica e genera l'effetto di depotenziare la funzione di questa disciplina. È una scelta che è comprensibile nell'ottica britannica e del diritto amministrativo inglese, che pure esiste, è una scelta non comprensibile e comunque non accettabile nella nostra ottica del diritto nazionale, e basta vedere quanto, indipendentemente dalle soglie, il nostro codice degli appalti pubblici vincola, dal punto di vista procedimentale, anche gli appalti sotto soglia. È un tema, quello delle soglie, che per il versante italiano non appassiona né le amministrazioni né i giuristi. Passiamo allora agli altri restanti 8 temi molto velocemente. Scelta più ampia delle procedure. In realtà, più che scelta più ampia, qui la dizione è volutamente garbata, ma in realtà la scelta della procedura e la tendenza a una procedura competitiva che faciliti o amplifichi le occasioni di procedura negoziata piuttosto che le procedure più tradizionali, in un'ottica sempre di flessibilità, si scontra, almeno dal punto di vista della prospettiva del diritto nazionale, con l'inevitabile limite che caratterizza tutta la legislazione nazionale da un ventennio a questa parte, del sospetto per la negoziazione. Nel nostro Paese, da Tangentopoli in poi, e scusatemi se mi permetto di evocare tempi lontani ma non superati, il sospetto della negoziazione e quindi la cultura del sospetto è frequente, e devo dirlo con rammarico per l'amicizia e la grande ammirazione che nutro per Paola Severino e per l'attuale sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Anche le misure dell'ultimo governo Monti in materia di trasparenza e di lotta alla corruzione costituiscono, per una piccola parte per fortuna, espressione di questa cultura del sospetto. La cultura del sospetto rispetto all'attività di negoziazione contro l'attività rigidamente disciplinata e procedimentalizzata evidentemente genera un cortocircuito nell'applicazione di procedure negoziate. È un tema tutto italiano che nel recepimento noi non potremo eludere, noi italiani. E questo si collega con l'altro aspetto, quello relativo al criterio dell'aggiudicazione. Anche il tema del criterio dell'aggiudicazione è un criterio fortemente segnalato, credo, nell'attività di negoziazione.
perché evidentemente questo spostamento verso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che risponde anch'esso alla logica della flessibilità, se volete, dell'adeguatezza, della proporzionalità, della scelta dell'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante, anch'esso si scontra con una logica più rigida e più matematica di applicazione o di aggiudicazione che elimini i sospetti, che attribuisca al caso o, se volete, al numero rigidamente applicato la scelta. In questa contrapposizione, che è molto forte nel diritto nazionale rispetto al diritto europeo, tanto è vero che, come sapete, siamo stati anche oggetto di attenzione della Corte di Giustizia per l'eccesso di favore verso forme automatiche di aggiudicazione al prezzo più basso o forme automatiche di esclusione di offerte anormalmente basse, questo elemento, quello del criterio, va fortemente considerato. E qui mi riaggancio alla domanda fondamentale e centrale, direi, che poneva Gustavo Piga prima. Quale discrezionalità nella scelta del contraente? Io credo che un grosso favore che può fare al diritto europeo e al diritto nazionale questa direttiva, e in questo sì sarebbe rivoluzionaria anche senza cambiare una virgola, o meglio, cambiando poche virgole, sarebbe quella di spostare il vincolo della determinazione o, se volete, della limitazione della discrezionalità della scelta dalla fase normativa delle norme e delle procedure alla fase amministrativa della definizione della lex specialis. È impossibile ipotizzare che l'aggiudicazione avvenga con ampia discrezionalità, e questo per ragioni non tanto di cultura di sospetto, ma per efficienza e garanzia di imparzialità. Prima Peter Bennett parlava di sound procedures, ma evidentemente qui la saggezza delle procedure deve essere incarnata anche da meccanismi che precludano gli appetiti e le debolezze umane e di coloro che guidano queste procedure e degli imprenditori che accedono a queste procedure e che giustamente vogliono vincerle, e quindi la discrezionalità andrebbe limitata e fortemente limitata nella lex specialis con la definizione puntuale di criteri di scelta, e quindi l'offerta economicamente vantaggiosa è una soluzione sicuramente più flessibile, ma la discrezionalità si ferma nel momento in cui col bando o con la lex specialis in genere vengono definiti in dettaglio gli elementi sui quali la valutazione verrà svolta. E questo è un punto fondante ed è un punto anche che ci risolve un altro enorme nostro problema, tutto italiano comunque, del diritto amministrativo continentale, quello degli effetti del sindacato giurisdizionale sugli affidamenti dei contratti pubblici. Io non so quale sia la percentuale degli affidamenti pubblici oggetto di judicial review nell'ordinamento inglese. Nell'ordinamento italiano la percentuale di revisione, di sottoposizione a giudizio è altissima, straordinariamente alta. Per la crisi del nostro sistema, per l'eccessivo numero di avvocati che si contendono un mercato, per molte ragioni. Ma in realtà è molto ampia proprio per questa assenza di puntuale preventiva determinazione dei criteri di scelta e quindi di una flessibilità che ricade a valle del bando di gara e non viene definita previamente a monte. In questa opera di definizione della discrezionalità, io credo, e dei criteri quindi per l'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, interviene fondamentale il ruolo dei non giuristi, che ad oggi è molto limitato, per non dire assente, soprattutto nelle amministrazioni diciamo che non siano centrali di committenza. La capacità di incidere sui criteri di aggiudicazione da parte di economisti, da parte di tecnici, da parte di esperti del prodotto o del servizio oggetto di aggiudicazione è minima, e questo determina l'incremento della discrezionalità in fase di aggiudicazione e il rischio per l'aggiudicazione. Ed è qui, io credo, che entra in gioco quindi il coinvolgimento delle competenze tecniche.
Mi collego alla tematica 6, aggregazione della domanda. Certo, anche l'aggregazione della domanda facilita questo processo, perché con l'aggregazione della domanda, e cioè con la, diciamo, il potenziamento di centrali di committenza, è evidente la specializzazione o la formazione specialistica del personale di queste stazioni appaltanti, che può consentire una agevole definizione delle regole dell'aggiudicazione in tempo utile e in momento non sospetto. Dopodiché, utilizzo strategico degli appalti pubblici è un tema che lascio volentieri agli studiosi di scienze economiche, perché evidentemente questo presuppone sicuramente una visione molto più ampia e non giuridica del tema. Ma certo, un tema particolare in questa tematica, tutto giuridico, è quello che pone il rapporteur relativamente alla estensione delle condizioni, estensione o riduzione del numero della catena dei subappaltatori. Il tema del subappalto, pure affrontato in questa materia, è un tema per il nostro ordinamento delicatissimo, perché anche qui abbiamo l'ossimoro di dire accorciamo il numero, riduciamo il numero dei subappaltatori, e dall'altro quello di dire c'è il problema e l'esigenza di far lavorare le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese nel nostro paese, come voi ben sapete, anzi sapete meglio di me, lavorano prevalentemente come subappaltatori, e ipotizzare che possano lavorare non come subappaltatori ma come appaltatori è un'ipotesi francamente irrealistica, anche per il basso livello di preparazione tecnico-professionale dei dipendenti di queste imprese. Sicuramente c'è un limite di queste imprese, ma non possiamo ipotizzare un mercato ottimale, dobbiamo accontentarci del mercato italiano delle piccole e medie imprese in questo ambito. E quindi, con riferimento ai limiti o ai possibili ulteriori limitazioni della catena dei subappalti, questo tema va, io credo, segnalato con attenzione per il diritto nazionale. Sui documenti devo dire anch'io convengo con la tesi inglese ultra semplificatrice della non necessità o non utilità di un passaporto europeo, non perché non sarebbe utile, ma perché il costo di realizzazione di un passaporto europeo è talmente elevato in termini non tanto economici, non solo economici, ma in termini temporali, che evidentemente la realizzazione del passaporto europeo richiederebbe un tempo ben maggiore rispetto a quello di gestazione in vero lunga di queste direttive. La gestazione di queste direttive è simile alla gestazione dei rinoceronti, quella del passaporto europeo sarebbe ancora più lunga. E quindi, anzi, io su questo tema dovrei segnalare nell'ambito del diritto nazionale che questo rischio, questa, diciamo, attitudine alle patenti è piuttosto sviluppata. Pensate a quanto accade nell'ambito delle cosiddette patenti di legalità, le white list, tutti quei sistemi che danno o riconoscono legittimazioni di moralità e di non condivisione di fenomeni o di condotte illecite o criminali. Ebbene, anche qui sapete che l'autorità garante della concorrenza e del mercato italiano è stata incaricata di rilasciare patenti di legalità che si sovrappongono ai certificati antimafia e altre norme o ad altre patenti pure rilevanti nell'affidamento degli appalti pubblici. Peraltro queste sottratte all'autorità pubblica competente in materia di ordine pubblico, appunto il Ministero degli Interni, il sistema delle prefetture e delle questure, e affidate all'autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale, dovendo rispettare la legge, si è adeguata con una sua delibera che trovate sul sito. Io credo che questa moltiplicazione delle patenti e delle certificazioni sia esattamente il contrario dell'esigenza di semplificazione della documentazione, e viceversa il sistema di una banca dati, l'accrescimento, il potenziamento di una banca dati anche per il versante della, diciamo, criminalità, che molto preoccupa il nostro paese e ha ragione per le peculiari situazioni del nostro paese, noi le conosciamo bene, questo sì è un rimedio molto significativo.
e questo però è evidentemente esula dal tema della direttiva europea, rispetto al quale viceversa rientra quello degli appalti online. Anche qui evidentemente il consolidamento di un sistema degli appalti online è molto importante, molto utile, molto efficiente, soprattutto è molto efficiente un'accelerazione delle modalità di pubblicazione dei bandi e una riduzione dei termini per la presentazione delle offerte in un'ottica di riduzione dei tempi. Anche qui però l'accessibilità di questi bandi o di questi inviti diventa fondamentale. Il potenziamento della pubblicità di questi bandi e inviti deve essere evidentemente non consegnato a delle pagine disperse nel web a rischio di determinare degli effetti non desiderati. Bene, io credo di aver consumato il numero di minuti sufficienti a evitare la vostra impazienza e quindi mi fermo qui. Ribadendo, credo che un'opera altrettanto importante sarà rimessa a coloro che dovranno recepire nei singoli ordinamenti nazionali questa disciplina. E su questa opera recepimento io vorrei spendere una parola. In relazione a un'altra affermazione molto significativa di Peter Bennett che faceva relativamente ai tempi 7 mesi per il recepimento. Io sono certo che l'abilità e anche la dotazione organica di risorse umane e strutturali del gabinetto inglese sia molto maggiore della nostra. E tuttavia non credo che anche con quelle dotazioni per i paesi a tradizione continentale di diritto amministrativo un recepimento in 7 mesi, ma neanche in 12 se mi consentite, possa essere anche possibile. Io mi sarei veramente contento e considererei un grande successo, in questo faccio gli auguri al Dipartimento delle Politiche Comunitarie che così brillantemente sta lavorando in raccordo con il Ministero delle Infrastrutture, che riescano in 24 mesi in quest'opera che sarà davvero titanica. Titanica perché toccare le suscettibilità dei codificatori, nel nostro paese abbiamo tanti piccoli Giustiniano, adesso non me ne vogliono se c'è qualche capo di ufficio legislativo in giro, ma nei nostri paesi i capi degli uffici legislativi si sentono dei Giustiniani che come Giustiniano hanno fatto delle norme e non vogliono che nessuno le tocchi. Io credo che dobbiamo abdicare a questa aspirazione nostalgica alla codificazione giustinianea, tagliare un po' di norme e quindi in 24 mesi essere al passo con la disciplina che verrà. Vi ringrazio. Mentre ringrazio i relatori che poi adesso si scambieranno di posto con i nuovi relatori che arrivano, io volevo ringraziare il professor Pollice. Certo, i danesi per l'ultima direttiva ci hanno messo 24 secondi, nel senso che hanno preso il testo della direttiva, l'hanno attaccato, hanno fatto un taglio e incolla e quindi quella potrebbe essere una soluzione ancora più efficace e drastica. Da non giurista, come mi ha ben definito Aristide Pollice, ma con cui giuristi con cui parlo, specie con il team del suo calibro, molto volentieri, direi nel momento in cui faremo il recepimento, per favore, nel team che lavorerà nella scrittura del recepimento, tra le 700 persone che verranno a lavorarci, metteteci un economista, per favore non Gustavo Piga ma un altro, con 699 giuristi, perché almeno forse un minimo di contributo io sono certo che possiamo averlo, esattamente per i motivi che diceva Aristide Pollice. Quindi ringrazio tutti i relatori di questa parte, di questa prima parte. Chiedo a Martina Beneventi, Yolanda De Luca, Giuseppe Mele e Mario Pagani di approssimarsi per una partenza immediata. Chiedo anche alla struttura di poter mettere i file eventuali sul computer se ci sono file addizionali da aggiungere. Grazie. Grazie.